sta cercando soprattutto di recuperarsi, quasi una situazione come quella della Gosner, francamente. Il percorso tra l'altro è abbastanza simile in stagione, e anche al maschile chiaramente qua hanno da puntare soprattutto su Johannes Bo, vista l'assenza preventivata di Björdalen, che però è diventata pesante perché Björdalen è andato a fare allenamento in quota da ultra quarantenne. Chiaramente lui deve preparare il mondiale e preoccuparsi poco di gareggiare in casa magari, ma è l'assenza. Siamo già pronti con Vegard al cancelletto di partenza. Vegard che è stato quinto nell'individuale, è già stato capace di un paio di piazzamenti da top 5 anche in questo format, se non ricordo male. Vegard è stato sicuramente quarto ad Anterselva e quinto anche nella quarta sprint, quella di Oberhof per intenderci. Non tutte le settimane sono buone, però sicuramente sta trovando abbastanza continuità l'elvetico, che parte e apre la gara. Come vedete comunque pubblico ce n'è abbastanza, però c'è un clima davvero strano che in qualche modo è anche testimoniato dagli addetti ai lavori norvegesi, che non sono abituati a non raccogliere in serie soddisfazioni, perché questa è la stagione degli Champ, dei FAC, oltre che di Martin Fourcade ovviamente. E chiaramente Johannes Bo è quello che ha fatto vedere francamente le migliori cose, non a caso è il migliore norvegese nelle varie classifiche. In classifica generale Johannes Bo si trova però lontano dai quattro che teoricamente lottano per sicuramente per il podio e anche per la prima posizione, anche se Martin Fourcade con la vittoria di giovedì ha messo, diciamo, in chiaro abbastanza le cose. Poi vedremo l'aspetto della classifica, però se si fa vedere poi Svensson perderà contatto soprattutto da chi è davanti, posizioni forse no, Moravec lo può scavalcare, difficile che ci possa riuscire Eder. Resterà nei 10, però comunque è un po' in disarmo Svensson, che mal di gola e quindi salta in toto questa tappa per poi sperare di poter preparare comunque abbastanza bene i campionati del mondo di Conti Olakti, che a questo punto diventano fondamentali per giudicare la stagione norvegese in assoluto e soprattutto al maschile, dove chiaramente c'erano delle ambizioni importanti. Qui viene giustamente inquadrato dalla regia di NRK la TV nazionale norvegese Johannes Bo. Qua abbiamo invece Lia Dove in partenza. Johannes Bo, che è stato, l'ho già ricordato questa mattina, è simpatico nel prestarsi a innanzitutto a postare sul suo profilo Instagram un micro video con Dorothea Wierer, la quale cercava di insegnare di come andare sul solo wheel, la monoruota elettrica. Cerca di ingannare il tempo, anche perché non ha i soliti compagni di merenda Johannes Bo, non c'è il fratello maggiore, non c'è Svensson, e anche per loro non c'è Björdalen. Una vigilia un po' strana per i norvegesi. Comunque, quelli che chiaramente qua hanno molto interesse sono Schemp, che parte con il 19, Schipulin ancora prima con l'11, Johannes Bo parte con il 21, Martin Fourcade con il 27, Fak con il 31. Sono sicuramente questi 5 i più attesi. Gli italiani: Dominic Windisch con il 10, Hofer con il 37, Bormolini con il 67 e De Lorenzi con l'85. Da Moravec in poi vediamo gente che in stagione è andata sul podio in questo format, e quindi ci aspettiamo adesso di vedere di entrare nel vivo della gara. Aspettiamo le prime indicazioni, i primi passaggi. Comunque bisogna aspettare il chilometro e 6 chiaramente. E allora andiamo a vedere la situazione anche della classifica, che vede Martin Fourcade con 723 punti. Scarti, diciamo, alla mano sono 708 e ha un vantaggio, quindi andiamo con gli scarti, di 600, sono 646 punti di Schemp, quindi il vantaggio chiaramente è di una gara, in buona sostanza una vittoria, più che una gara, ha il vantaggio di una vittoria su Schemp. Dopodiché c'è Schipulin
che quei punti sono, a prescindere dagli scarti, 636, quelli che vedete anche nella classifica poi generale di Coppa del Mondo, mentre scarta abbastanza FAC, che dai 626 va a 592. Il distacco da Furcade è più di 100 punti, però sicuramente le altre posizioni se le può giocare. Intanto qua vediamo invece Dominic Windisch, gli italiani che lui tutto sommato, soprattutto nella seconda parte di gara dell'individuale, alla fine non ha fatto male. Chiaramente è una stagione un po' opaca questa per gli italiani, è in 37esima posizione in classifica generale di Coppa del Mondo, è stato 36esimo nell'individuale. I migliori risultati sono stati il 13esimo posto nella prima gara d'apertura a Östersund nell'individuale, e poi c'è stato il 12esimo posto nella sprint di Pokljuk. Però ha fatto fatica Dominic a trovare continuità nei primi 20 posti, insomma, di top 20 ne ha raccolti 4. Sicuramente il periodo migliore è stato quello di Pokljuk, in quelle tre gare ha fatto vedere le cose migliori Dominic Windisch, mentre per Hofer il discorso è chiaramente un po' diverso. Ha avuto chiaramente il problema alla spalla proprio nel momento più importante, quando si trattava di finalizzare il lavoro, però ci si aspettava molto di più. Chiaramente è in 39esima posizione e di risultati nei primi 15 ne ha un paio. Anche lui in quella settimana di Pokljuk ha raccolto le soddisfazioni migliori, è stato decimo nella gara a inseguimento di Pokljuk. Ci aspettiamo francamente qualcosa oggi, però non dovesse arrivare. Comunque chiaramente l'obiettivo è ormai già spostato da diverso tempo sui campionati del mondo, mentre vedo che tra gli spettatori c'è chi si diverte, visto che è giorno di San Valentino, a provare a lanciare soprattutto qualche spettatrice, qualche amo a alcuni dei protagonisti di Coppa del Mondo. Vedi Martin Fourcade, o forse era Simona addirittura, visto magari le fotografie così diciamo artistiche a cui si è offerto Simon Fourcade. Qua le norvegesi hanno l'occhio lungo evidentemente. Comunque, a proposito di Francia, parte uno dei più interessanti, che è Quentin Fillon-Maillet, che è uno degli atleti sicuramente che si è messo più in evidenza in questo inizio di stagione, e lo aspettiamo anche oggi di vedere quello che sarà in grado di fare. Ricordo che le sprint a coppio, comunque due vittorie in stagione, sono state firmate soltanto da Johannes Bo e da Martin Fourcade, però non è detto che non possa arrivare anche una terza doppietta in questo format, anche se effettivamente i due con FAC sulla carta sono probabilmente i favoriti, anche se Johannes Bo non ha dato una sensazione di particolare brillantezza sugli sci, però questo è il suo format di gara, dove ha vinto 5 volte su 7 occasioni in cui è salito sul gradino più alto del podio, e tutte le volte in cui è salito sul podio, per la verità. Siamo arrivati al primo poligono, adesso abbiamo già le prime indicazioni anche per quanto riguarda la parte del primo giro sciata di percorrenza. Vegar miglior tempo in sostanza, ma non è una novità. Sta salendo di colpi Vegar, se comincia così con questa fluidità, oltretutto questa sua prestazione al primo poligono è già abbastanza indicativa, può essere un interessante riferimento almeno fino a Schipulin probabilmente, se non addirittura fino a Schemp. È un buon tempo questo di Vegar, 8:14. Schlesinger si sdraia con 6 secondi e rotti di ritardo rispetto a Vegar, che ha avuto una serie rapida non solo precisa. Musch sul secondo, leggermente alto a sinistra, sul terzo di nuovo Musch, ha abbassato un po' l'allineamento ma ha trovato lo zero, pagherà quei 7-8 secondi probabilmente da Vegar. C'è anche Lindström, le condizioni rispetto all'aggiornamento non sono affatto cambiate. Parte bene lo svedese, sono 5 secondi di ritardo di Schlesinger.
abbiamo avuto una gara praticamente di tiro nell'individuale con percentuali mostruose, soprattutto sui primi due poligoni. Bene Lindstrom che aveva un tempo simile sugli sci nel primo giro a Weger, infatti è lì vicino allo svizzero, ha avuto tempi di rilascio un po' più lenti rispetto a Weger, ma finora non si sbaglia al poligono. Rastorgujev, il solito buon primo giro. Vindici paga al chilometro 9 14 e mezzo di ritardo. Ricordiamo che gli italiani hanno fatto carico dell'allenamento e dopo un individuale oggi potrebbero anche magari risentirne un po', diciamo così. Forse può essere anche un atteggiamento tattico quello di non forzare troppo al primo giro da parte di Vindish. Anton Shipulin invece avete visto che ha 5 secondi di ritardo. Eccolo qua, Johannes Tignesbo. Tignes, lo ricordo ancora una volta, è il cognome, diciamo, della famiglia della madre, perché lui ce l'ha e sarebbe no, perché lui si chiama come il nonno materno, Johannes Tignes in sostanza. Poi c'è anche Bo, che è il chiaramente cognome del padre. Comunque è tipico in Norvegia, ci sono non sempre ma i doppi cognomi, come avviene di norma in Spagna per esempio. Moravec che è entrato col tempo di Schlesinger praticamente al poligono, tanto si è inserito al secondo posto Eder, che non ha sbagliato neppure lui. Finora nessuno sta sbagliando al poligono, quindi l'ordine è quello, vietato sbagliare. Certo è che questa situazione in campo maschile sta diventando qualcosa di devastante, di senza precedenti. Quinto tempo dopo il primo poligono per Moravec, si prepara Martin Fourcade. Semenov non ha un grandissimo tempo, se vogliamo ha 12 secondi quasi di ritardo. Anche Birbacher, mentre la regia inquadra la partenza di Lesser, anche il suo compagno di squadra non ha sbagliato, quindi ancora si deve registrare il primo errore al primo poligono. Adesso tocca a Norgren rispettare questa situazione. Quindi si sta avvicinando al poligono. Leif Norgren sbaglia sul terzo bersaglio, è il primo a sbagliare su 8 che hanno affrontato già il poligono. Pucchiano adesso sta entrando al poligono con una ventina di secondi di ritardo, anche lui è un po' a rischio, soprattutto è fondista, diciamo così. Shipulina intanto viene inquadrato dalla regia. Dominic entra al poligono con tempo simile a quello del rumeno, 19 secondi e 6 di ritardo. E invece anche il rumeno non sbaglia. La regia aspetta Shipulin, vedete che c'è sdraiato Dominic Vindish. Dominic che è partito male anche in questo caso, come nella gara individuale, sempre due errori ad aprire. No, però tre errori, cioè quattro errori di Dominic Vindish, gli altri non sbagliano e lui ne commette 4. Adesso non ho visto se per caso le condizioni sono cambiate, ma non mi pare proprio. Qua non è un discorso dei carichi dell'allenamento. Comunque Schemp allo stesso tempo al chilometro 6 di Weger. Rastorgujevs viaggia sul tempo dell'elvetico quando sta entrando al poligono. Shipulin è vicino a Weger come tempi, 3 secondi e 4 secondo crono. Apre male anche Rastorgujevs e anche lui commette più di un errore. Serie che viene buttata via da Rastorgujevs. È evidente una cosa, che visto il livello sei portato a forzare ancora di più oltremodo, visto il livello generale. Intanto Johannes Bo fa segnare il miglior tempo al chilometro 6 con 2 secondi e 6 di vantaggio su Weger.
Shemp tiene il passo di Veger al chilometro 9, Semenov terzo nella gara individuale, mentre la regia va su Fionn Maillet che ha un buon tempo. Semenov non sbaglia, il francese praticamente qualcosa meglio rispetto a Chipoulin sulla parte di percorrenza, la parte sugli sci stretti. Diciamo che si è messo abbastanza comodo prima di sparare. Non rapidissimo, però la cosa più importante è che è stato preciso. Bo incrementa il vantaggio su Veger a quasi 4 secondi al chilometro 9, mentre qua uno dei favoriti, Jakob Fack, Fionn Maillet, vediamo dove si colloca. Si colloca in nona posizione dopo il primo poligono. E il primo poligono in sostanza hanno sbagliato Dominic Windisch, Rastor Gujevs e Norgren. Tutti gli altri sono senza errori. Birbacher guadagna anche abbastanza sensibilmente su Veger nel secondo giro. Ai 4-9 il distacco del tedesco è di 3 secondi, erano 10 differenza tra lui e Veger dopo il primo poligono. Anche Nathan Smith non sbaglia nella prima serie e dovrebbe avere un tempo intorno ai 10 secondi di ritardo da Veger, qualcosa in più forse. Yevgeny Garanichuk che qua ha vinto nel 2012, è stato secondo nell'individuale di giovedì e è andato a podio anche l'ultima volta che si è disputata una sprint a Holmenkollen, per cui direi non male. Veger è già al secondo poligono, Birbacher continua a recuperare su di lui nel secondo giro, forse non ha forzato allora sugli sci, però ha forzato qua sul terzo bersaglio. Due errori, troppa fretta mister Veger, soprattutto forse è arrivato un po' tirato. Us senza errori al primo poligono, sbaglia invece Klevenbauer nella prima serie due volte. Vediamo Shemp che ha un tempo simile a quello di Veger entrando al poligono. Parte come al solito da quello centrale. Ha sbagliato sul quarto. A destra, non l'avete visto nel particolare, ma non ha sbordato, era proprio tutto fuori. Schlesinger, secondo poligono. Sbaglia sull'ultimo Schlesinger. Vediamo se il primo zero di giornata arriva da Lindstrom. C'è anche Lapshin impegnato nella prima serie. Johannes Bo entra adesso al poligono, sbaglia Lindstrom e sbaglia anche sull'ultimo, una serie come quella di Veger. Intanto Martin Fourcade paga un paio di secondi da Johannes Bo che si è sdraiato. Non c'è vento, assolutamente totale assenza di vento. Gli ultimi due appuntamenti di Coppa del Mondo, le ultime due tappe senza vento, e quando è così questo è mostruoso, questo è mostruoso. Infatti guadagna anche al poligono, non soltanto sugli sci, perché chiaramente la sua è una serie inaccettabile per gli altri. 4 secondi e 4 di vantaggio su Veger, che però poi è saltato nella seconda serie, è saltato anche Eder, anche per lui due errori. Mentre adesso aspettiamo al secondo poligono Chipoulin, non molto diciamo, Chipoulin che ha il miglior tempo, è 5 km e 2. Dopo due poligoni finora tutti hanno sbagliato. Gara da questo punto di vista è un po' strana, però hanno forzato evidentemente. Ci prova Moravec allora a non sbagliare. Ripeto, stiamo cercando il primo zero di giornata.
Jakob Fack intanto viaggia con un secondo e mezzo di ritardo da Johannes Bo al chilometro 6. Arriva Lesser al primo poligono. Anche Birbacher adesso entra al poligono per la seconda serie. Moravec senza errori. Attenzione a Moravec. Secondo già Osterschund, dove in questo fine settimana ci sono le gare di sci di fondo. Ad inizio stagione del biathlon è stato secondo. Questa è una buona serie di Lesser e non è tanto lontano da Johannes Bo. Moravec è al comando con 29 secondi sul compagno di squadra Schlesinger dopo due poligoni. E Birbacher non ha sbagliato. Abbiamo il secondo zero di giornata e Birbacher stava viaggiando molto bene, tant'è che ha 9 secondi e 6 di vantaggio su Moravec. Fack mantiene quel secondo e mezzo di ritardo da Bo al chilometro e 9. Adesso c'è Beatrice impegnato al primo poligono. Martin ha un distacco simile a quello di Jakob Fack, 2 secondi e 3. Vediamo Martin Fourcade. Ha sbagliato Beatrix. 2 secondi e 4 di ritardo entrando al poligono rispetto a Johannes Bo. La sua non sarà una serie così veloce, ovviamente. C'è anche l'Undertinger al primo poligono. È stato quasi raggiunto da Martin Fourcade. L'Undertinger paga infatti 20 secondi dopo il primo giro. Esita sull'ultimo e lo trova, sta cercando soprattutto le percentuali, sta cercando di non sbagliare Martin Fourcade, e c'era già la Belund che si sdraiava, quindi vuol dire che ha un buon tempo, meno di norma dovrebbe essere così. La Belund paga 7 secondi di ritardo infatti, però ha aperto male, mentre attenzione a Schipulin senza errori e dovrebbe andare sul tempo di Birbacher. Altro zero, e questo è importante, sicuramente lui guadagna su Schemp. Qua è entrato secco sulla Belund, che dovrà andare a fare il giro di penalità. Un secondo e mezzo di ritardo da Birbacher. Hofer paga 6 secondi e 9 al chilometro e 6, mentre Martin Fourcade è staccato di 10 secondi da Johannes Bo dopo il primo poligono. Siemenov ha bisogno di una serie rapida oltre che precisa se vuole stare vicino ai primi due della classifica, ma anche se vuole stare vicino a Moravec. Fack entra al poligono con il miglior tempo, 2 secondi e 2 di vantaggio, quindi nell'ultimo tratto ha spinto di più rispetto al norvegese, gli ha guadagnato più di 3 secondi e mezzo. Legge giustamente apre il riquadro su Fack, sbaglia Siemenov. Sbaglia Fack, questo è un errore importante, pesante diciamo così. E questa è una buona gara di Fionn Maillet. Vedremo quello che saprà fare nell'ultimo giro rispetto a i vari Birbacher, Schipulin e Moravec. Windisch disastro, 6 errori in questa gara. Rastorgujos non ha sbagliato in piedi, quindi 9 su 10. Segnalo anche l'errore di Lapshin, se non l'avevo detto in precedenza. Adesso arriva Garaniciu al primo poligono, ma a 15 secondi e mezzo di ritardo da Fack. Fionn Maillet è poco dietro rispetto a Moravec. Moravec che mantiene il margine su Schlesinger, ha incrementato di
secondo e mezzo, qualcosa del genere, all'inizio terzo giro. Birbacher mantiene a sua volta il vantaggio su Moravez di 9 secondi e mezzo abbondanti. Granicu senza errori, mentre Nathan Smith ne sbaglia uno. Quindi oggi rischia di essere il peggiore di giornata, perché con 6 errori, con queste condizioni, sono veramente tanti. C'è Mesotic al poligono. Questa è la classifica, tanti 0 dopo il primo poligono. A proposito, andiamo a vedere in quanti hanno sbagliato. Fak, chiaramente il più veloce con errori, poi Schemp, due insomma, grossi calibri. Hanno sicuramente sbagliato di più, anche perché questa è una gara diversa rispetto all'individuale, nonostante sia meno faticoso sulla parte sciata, ma è chiaramente più tirata. Sicuramente le percentuali sono meno brillanti rispetto alla individuale di giovedì. Adesso c'è Us al poligono, impegnato nella seconda serie, ed è una buona gara la sua, eh? Alexander Us però non è così performante sugli sci. Al poligono sì, ma non sugli sci. Vegger intanto arriva al traguardo. Martin Fourcade, che rispetto a Johannes Bo rosicchia mezzo secondo ai 4,9, quindi Johannes Bo sta tenendo il passo di Martin Fourcade. Giriamola in questa maniera: c'è Lucas Hofer al poligono oltre a Schemp. Ne ha sbagliato intanto uno il tedesco. Jack indugia su Vegger. Schipulin guadagna nei confronti di Birbacher a metà, diciamo, del terzo giro. Apre male Hofer. C'è Johannes Bo, regia, sveglia, dai, stacca, che questo non interessa più a nessuno. Pauroso. Sbaglia l'ultimo Johannes Bo, se no probabilmente la vinceva la gara. Due errori per Hofer. Adesso vedremo il distacco di Johannes Bo, che ha avuto delle serie non rapide, ma molto di più al poligono. Certo che Schemp con i due errori sta dimostrando che chiaramente non si poteva tenere quel ritmo incredibile che ha avuto per 2-3 tappe Schemp. Adesso vediamo il tempo di Johannes Bo. È quinto, staccato di 15 secondi e 6. Può recuperare su Fillon Maillet probabilmente, però bisogna vedere. E oggi chiaramente ci vuole lo zero. Hofer paga un minuto con due errori, significa che non è neanche male la prestazione sugli sci. Il problema è che ad oggi, nel biathlon di oggi, in campo maschile, cioè proprio bisogna avere il 90% o giù di lì per essere un minimo competitivi. Fillon Maillet tiene il passo di Schipulin e guadagna su Birbacher. Attenzione che Lesser può fare il numero, ma sbaglia, apre male. Allora, siamo all'arrivo con Moravec, che fa segnare il miglior tempo provvisorio. Un altro che non ha sbagliato è Roche, ma il passo non è dei giorni migliori. È stato capace anche di salire sul podio da queste parti. Arriva Birbacher e questo è un tempo sicuramente interessante, di valore. 11 secondi quasi di vantaggio. Birbacher poi ha spesso dimostrato di trovarsi bene qui, ha vinto nel 2011 proprio in questo format. E non a caso Birbacher nella parte finale rosicchia a Schipulin, che adesso è dietro di 2 secondi e mezzo, quindi potrebbe aver vinto una sorta di battaglia per il podio, perché poi bisogna chiaramente aspettare soprattutto Martin Fourcade al secondo poligono. Sta arrivando, eccolo qua. E poi ci potrà essere qualcuno in grado ancora di inserirsi, forse
Bisogna vedere quello che combina Fak nonostante l'errore. Fak che ai 5-2 ha 19 secondi di ritardo, considerato che Bo ha sbagliato, potrebbe anche provarci, quantomeno per il podio Fak. Martin Fourcade prova per qualcos'altro. Alla grande Martin Fourcade, che in sostanza con questa gara, che dovrebbe probabilmente portare a casa, respinge l'assalto, diciamo così, di Schemp soprattutto. Schipulin tiene botta, diciamo così. Birkeland non ha sbagliato nella serie a terra. Martin Fourcade è staccato solamente di 1,4 e quindi ha una buona chance. Birkeland è quello che è dietro a Martin Fourcade. Adesso vediamo cosa combinerà, perché non ha sbagliato ed è quarto con 7 secondi di ritardo. Io cercherei di tenere il più possibile un buon passo, tanto non è che ha molto da perdere probabilmente. Errore di Malisco a terra. Schipulin conferma di aver avuto un buono spunto in realtà in fondo nella parte finale, perché era dietro al precedente rilevamento di 2 secondi e 4 e poi però ha guadagnato 5 secondi e mezzo su Birbacher proprio nell'ultimissimo tratto. Comunque, al di là di tutto, Schemp sugli sci sta facendo un'ottima gara, perché con due errori paga solamente 34 secondi da Schipulin, allo stesso tempo di Siemenov, che però ha un errore in meno, e Siemenov in questo momento è abbastanza in palla. Comunque il suo Schipulin l'ha fatto, ha avuto un piccolo calo settimana scorsa, ma intanto Simon Fourcade con un buon tempo sugli sci, 8 secondi di ritardo non è una novità. Vediamo se soprattutto, prima c'è da seguire Fak, che ha solamente 11 secondi e 4 di ritardo da Johannes Bohlen entrando al poligono con un errore in più. Attenzione a Fak! Sbaglia l'ultimo, quindi non torna in corsa per la vittoria o sicuramente per il podio. Fak certo che sta dimostrando di avere nell'ultima parte del giro qualcosa di più degli altri. Commesso un errore Böhm al primo poligono, mentre arriva Fiomayet, ottima gara per il momento, è terzo e potrebbe essere la miglior gara della carriera per Fiomayet. Beh no, non ricordavo chiaramente il podio ottenuto nella MAS, sicuramente in questo tipo di gara può venire fuori il miglior risultato o qualcosa del genere. Ed è importante su due poligoni, soprattutto per un discorso anche in ottica staffetta, sulle scelte che potrà fare lo staff francese. Intanto Garanić, quando gareggia a Oslo, trova grandissime sensazioni. Per il podio non è così semplice, però comunque sicuramente è un ottimo piazzamento il suo. Sta arrivando anche Schemp, mentre è arrivato Dominic Windisch, l'avete visto per un attimo inquadrato qui. C'è Simon Fourcade con Garanić. Simon Fourcade però ha sbagliato. Meno mi pare. Sì, addirittura tre errori Simon Fourcade, quindi niente da fare per lui. Arriva Nathan Smith e Johannes Bo. Johannes Bo con l'errore commesso sta cercando di attaccare il tempo di Moravec. Comunque buona gara di Johannes Bo.
Birkeland sta tenendo il passo di Furkade perché sta guadagnando su Johannes Bo al secondo giro, e Martin Furkade ha incrementato il suo vantaggio su Schipulin a 6 secondi di vantaggio sul russo Schemp, che vi ripeto sta facendo vedere buone cose sugli sci, ha un buon passo nonostante gli errori pesanti commessi. Eccolo qua, vedete adesso Birkeland non ha più tenuto il ritmo di Martin Fourcade, ma ha beneficiato sicuramente nella prima parte del giro del treno di Martin Fourcade, che non avendo più impegni al poligono chiaramente sta forzando. Incrementa ancora a 9 secondi di vantaggio su Schipulin. Schemp intanto batte Siemenov con un errore in più e comunque ha tenuto veramente un buon passo. Grossegger 9 su 10. Birkeland addirittura al miglior tempo, beneficiando ancora degli effetti del traino di Martin Fourcade ai 5 km e 2. Sta provando a fare la gara della vita Birkeland. Accolto dal meritato tifo Johannes Tignes Bo. Sarà dietro, credo, a Fionn Maillet di poco. Ed è davanti a... Andiamo a Schemp, chiaramente con margine. E dietro anche a Moravec, Johannes Bo. È quinto. Hofer intanto non sbaglia nella serie in piedi, però ha commesso due errori a terra. Adesso aspettiamo chiaramente all'arrivo Martin Fourcade. Buona gara di Pidruchny, senza errori nelle due serie, è settimo al passaggio degli 8 e 2. Ancora aumenta qualcosa di vantaggio Martin Fourcade, è quasi una decina di secondi sull'inquadrato Schipulin. Realizzò la prima doppietta proprio a Holmenkollen nella stagione 2009-2010 Martin Fourcade, dopo il primo successo a Contiolati. Vinse sprint e inseguimento in quel caso, qua invece va per individuale e sprint. Fourcade che a questo punto raggiunge Svensson in terza posizione all time, se non mi sbaglio. Già, che giustamente inquadra anche l'estero, autore di un'ottima gara. Cioè, nonostante l'errore, comunque è settimo. Certo, Schemp ha fatto qualcosa di meglio. E adesso è la volta della passerella finale di Martin Fourcade. Birkeland che ha un tempo incredibile, vediamo un po', intanto ancora con il salto e il telemark Martin Fourcade, il maggior omaggio che puoi fare in questa terra. Attenzione che Birkeland non ha sbagliato, lo zero in piedi di Birkeland, 12 secondi di vantaggio, non credo avrà modo di comunque tenere il passo di Martin Fourcade, virtuale passo dell'ultimo giro, ma questo è un risultato pesantissimo per Birkeland che è al comando dopo il secondo poligono. Pazzesco, Birkeland ha beneficiato alla grande del traino di Martin Fourcade, che si accorge forse della situazione. Il vantaggio su Fourcade di 6 secondi e 3 dopo il secondo poligono. Non si può ancora assegnare la vittoria numero 38 in carriera per eguagliare Svensson.
dopo Birkeland non ci sono stati inserimenti significativi al primo poligono con pettorali non nel primo gruppo, diciamo. C'è De Tio che non ha sbagliato, ma un passo insomma non così incisivo, 20 secondi di ritardo. C'è, viste le assenze, chiaramente la Norvegia schiera anche dei debuttanti come Vernes, Andreas Dalø e Vernes, che non ha sbagliato al primo poligono. Adesso i tempi di De Tio. C'è Pfeiffer che sta avvicinando il poligono, ma non è partito fortissimo, 11 secondi di ritardo. Adesso vediamo arrivare anche Fack. Sicuramente Birkeland è la sorpresa di giornata, non c'è ombra di dubbio. Adesso bisogna vedere cosa farà nell'ultimo giro. Chiaramente Daniel Mohm ha sbagliato in piedi. Fack ha commesso due errori abbastanza pesanti. È interessante il parallelo con Schemp. Schemp meglio di Fack a parità di errore. Questo è abbastanza significativo. Adesso aspettiamo al primo poligono Thomas Bormolini. Fack si inserisce al 12° posto. Bormolini ha 30 secondi di ritardo quando affronta il primo poligono. Garaniciu chiaramente non può lottare per il podio. A ridosso dei primi 5 il russo, che comunque ha già fatto bene nell'individuale, è stato secondo giovedì. Bene Bormolini al poligono, anche se ha un tempo un po' alto. Adesso vediamo, forse nell'esecuzione qualcosina si è difeso. Bormolini è abbastanza rapido, non come De Lorenzi diciamo, però è abbastanza rapido. Paga 33 secondi e 4 dopo la prima serie. In tanti hanno sbagliato nella seconda, chiaramente perderà nel secondo giro il Livignasco, però comunque insomma, se trova un buon poligono potrebbe inserirsi in una discreta posizione. Svetkov non è partito fortissimo sugli sci, 12 secondi e mezzo di ritardo al chilometro 6, con numeri alti. Dopo di lui c'è Sliepov e Doll con il 100. Ecco, Doll può essere sicuramente interessante, tanto Mesotic si piazza 13° al momento. Pfeiffer. Birkeland è già dietro a Furkad agli 8-2, quindi possiamo assegnare a questo punto la 38esima vittoria della carriera, che diventa quindi il terzo all-time Martin Furkad eguagliando Svensson. E ormai c'è stato il sorpasso su Svensson. Pfeiffer comunque è per il momento in gara per il podio. Non è semplice, perché comunque Birbacher è a 15 secondi da Furkad al traguardo. Per Birkeland comunque non sarà neanche semplice finirci sul podio, credo. Qua perde ancora 7 secondi adesso il ritardo agli 8 e mezzo, e ha un margine solamente di 2 secondi e mezzo su Birbacher al momento. Birbacher che poi è un po' crollato nel finale, nell'ultima parte proprio, o quantomeno rispetto a Schipulin ha perso. Questa è la classifica al momento al traguardo, ma bisogna aspettare ovviamente Birkeland.
Mirilan, che non era mai stato così in alto. Beh, c'è un precedente, un quarto posto a Conti Olacti, potrebbe eguagliare il miglior risultato della carriera, perché ripeto, non sarà semplice difendersi da Bierbacher. Schipulin dovrebbe essere lì già davanti di fatto, quindi ragionevolmente potrebbe arrivare un quarto posto. Quinto Fionn Maillet, Schipulin si difende per il discorso della classifica generale, il distacco diventa a questo punto tra i due di 78 punti, se ho fatto bene il calcolo, considerato gli scarti ovviamente, mentre è ovvio che per Schemp che si è comunque difeso nonostante i due errori, perde altri punti preziosi. Schemp al momento è decimo, Facche è quattordicesimo. Comunque, banale dirlo, ma veramente tappa molto positiva questa per Martin Fourcade, quando c'erano state un po' di critiche perché era da un po' che non vinceva e ne ha vinte due di fila. Comunque sia, sta avendo una grande stagione lo stesso, nonostante la mononucleosi, la preparazione che non è stata al meglio. Vediamo se riesce a portare la Norvegia sul podio Birkeland, ma la vedo dura. Birkeland ha un può provarci però forse su Bierbacher, che se davvero nell'ultimo tratto ha poi fatto fatica. Birkeland conosce il tempo dell'avversario e questo è significativo. A 8 decimi di ritardo Birkeland nell'ultimo rilevamento da Bierbacher. Schipulin è dietro di lui di un secondo e mezzo, ma dovrebbe finire davanti. Lo stanno incitando in tutti i modi, perché servirebbe tanto questo podio. Lo sospingono gli allenatori Schimene e quant'altri. E non lo so se ce la fa su Bierbacher. Su Schipulin non credo. Vediamo. Comunque è andato nell'ultima parte. Non lo so. E rimane indietro di pochissimo, credo. E infatti, per tre decimi resta fuori dal podio Birkeland. No, sei decimi. Attenzione che poi c'è Pfeiffer che sta tenendo un buon passo nel secondo giro. De Lorenzi, 16 secondi e mezzo di ritardo al chilometro e 9. Quindi eguaglia il miglior risultato della carriera Birkeland. Fairness, tempo un po' alto rispetto a quello di Birkeland, chiaramente lui non ha avuto il traino del compagno di squadra di Martin Fourcade. Dettio ha commesso un errore nella seconda serie, paga più di un minuto, errore anche per Vernes. Sliepov, 3 secondi solamente di ritardo al chilometro 6. La gara è ancora aperta, possibilità di buoni piazzamenti, diciamo. Luel Belli, che è stato malato, sta facendo fatica. Tanto ringrazia il pubblico Birkeland. Più di 30 secondi di ritardo entrando al poligono il mancino americano. Pfeiffer sta guadagnando su Johannes Bo nel secondo giro. Chiaramente poi c'è il problema del poligono in piedi per il tedesco. Malisco atteso al traguardo, ma oggi non è un fattore. Bisogna aspettare, ripeto, Sliepov e lo stesso Pfeiffer. Ja, da haben sich die Trainer noch nicht ganz festgesetzt oder festgelegt, wie die Staffel morgen auf Position 2 aussieht, wo Böhm oder Birnbacher zur Wahl stehen. Anlaufen wird Lesser, auf der 3 wird Pfeiffer laufen, als Schlussläufer Simon Schemp. Aber heute nach der starken Leistung von Andy Birnbacher wird es möglicherweise auf Birnbacher hinauslaufen, auf der 2. Sie wollen die stärkste Staffel laufen lassen.
Es sei denn, irgendeiner sagt, er fühlt sich besonders müde. Klasse aber von Böhm, wie auch bis zum Schluss kämpft da mit dem Ausfallschritt. Und Simon Eder um einen Platz nach hinten verdrängt. 25. Böhm im Ziel. Und Eder ist ja immerhin 12. im Gesamtweltcup. So, jetzt ist Benedikt Doll gestartet als Vorletzter mit der Nummer 100. Und da kommt Simon Fourcade ins Ziel. Der Bruder von Martin Fourcade, mit 3 Fehlern liegend, war sein Wettkampf natürlich schon relativ früh so ein bisschen kaputt gegangen. Und da hinten kommt Arndt Peiffer. Der kann hier nochmal richtig vorne reingrätschen. Sie haben es gesehen bei der letzten Zwischenzeit. Der ist nur ein paar Sekunden hinter der Spitze. Und die Spitze, das ist Birkeland. Und von Birkeland wissen wir, dass er verloren hat. Also er liegt tatsächlich unmittelbar in dem Bereich der Führenden. Also für Arndt Peiffer hier alles möglich. Der hat hier auf dem Holmenkollen schon mal gewonnen. Ein Verfolgungsrennen allerdings vor 3 Jahren. Sprint, seine Lieblingsdisziplin. Da war er Weltmeister. 2011 in Chanty-Mansijsk. Slopes of Trentino. Il miglior tempo di ingresso al poligono. Attenzione! 5 su 5 in piedi, fatto rarissimo per Arndt Peiffer, che prova ad attaccare Martin Fourcade. Lui ha più qualità di Birkeland, è sul tempo di Birkeland dopo il secondo poligono, controlla. Gran gara di Peiffer, che in stagione è già salito sul podio. Il vantaggio su Martin Fourcade è di, andiamo a vedere, 4 secondi 8 decimi. Intanto gli italiani, Bormolini non ha sbagliato al secondo poligono, ne ha commessi 2 invece Christian De Lorenzi. Tutto quanto è successo poco fa. Sì, Bormolini ha lo 0 ed è 29esimo. Quindi sicuramente il migliore degli italiani, perché gli altri hanno sbagliato e non una sola volta. Sliepov non ha sbagliato, come possiamo vedere. E ha 11 secondi di ritardo, 11° tempo. Chiaramente adesso deve aspettare, ha avuto un crescendo, ha forzato tantissimo nel secondo giro Peiffer, perché allora Peiffer aveva un distacco da Johannes Bo di 7,2 secondi dopo la prima tornata. Bo, che ha avuto quella serie rapidissima al primo poligono, tanto per cambiare, si è trovato al secondo poligono, ingresso prima della seconda serie, staccato di 2,8 da Peiffer. Cioè vuol dire che Peiffer ha guadagnato quasi 10 secondi a Johannes Bo nel secondo giro. Anzi, 10 secondi spaccati gli ha guadagnato. E quindi adesso bisognerà vedere se paga magari questa situazione Peiffer, ma è chiaro che dobbiamo seguire l'ultimo giro. Il podio è matematico, potrebbe regalare magari un vantaggio ulteriore in classifica a Fourcade se gli finisce dietro, oppure insomma, un favore proprio a Schipoli non è che lo faccia, può togliere la vittoria numero 38 della carriera a Martin Fourcade. Chiaramente avrà le indicazioni del caso Peiffer, però andiamo a vedere i tempi di percorrenza nel terzo giro, dove Fourcade ha fatto segnare praticamente il miglior tempo, tolto l'Undertinger per 6 decimi. L'Undertinger ha battuto come percorrenza nell'ultimo giro Fourcade. Peiffer ha fatto segnare il secondo miglior tempo nella seconda tornata dopo Birbacher, praticamente lo stesso tempo di Fack nel secondo giro. Il miglior tempo è di Martin Fourcade totale, davanti a Schemp e a Fack e Johannes Bo. Dopodiché c'è Fionn Maillet e Schipolin. Gli italiani. Hofer paga
più di 50 secondi da Martin Fourcade. Chiaramente per Vindice c'è anche il discorso di aver affrontato tutti quei giri di penalità, sta di fatto che però ha beccato 1,20 abbondante da Martin Fourcade. Forse come seconda gara dopo l'individuale, nel suo caso, nella fattispecie, si è visto magari un po' il discorso dei carichi di allenamento, però insomma resta il fatto che comunque sia una prestazione deludente. Attenzione a Svetkov. È un po' distratto per scaricare i colpi. Se lo prende, bravo. Ottima dimostrazione di freddezza di Svetkov. Ecco, tra l'altro, a proposito di Russia, visto che adesso abbiamo un po' di tempo aspettando Pfeiffer, vedere di capire quello che combina in questa parte finale di gara, in Russia leggevo che sul primo canale russo hanno iniziato a trasmettere una serie TV, diciamo un film a puntate, se vogliamo definirlo forse in maniera più consona, che si chiama Il Colpo, traducendo probabilmente dal russo, è stato fermato perché ha ricevuto tantissime critiche, pare, da quello che ho letto. Soprattutto ne ha raccolte Tikhonov, che da più parti ha ricevuto telefonate da ex veterani del biathlon, perché è proprio una storia che è soprattutto il copione, che tanto un secondo e uno di vantaggio su Fourcade per Pfeiffer, che chiaramente ha perso qualcosa, conosce il distacco di Martin Fourcade, questo è il discorso, ma è dura andare a prendersi questa vittoria per Pfeiffer. E dicevo, hanno interrotto questo telefilm a puntate, però rendiamoci conto che il soggetto di questo telefilm è il biathlon, quindi un gruppo di ragazzi che hanno il sogno di andare alle Olimpiadi e vincere, e succedono un po' di tutte cose possibili e immaginabili, intrighi amorosi, qualcuno addirittura ci lascia la pelle, viene impallinato dalla carabina, insomma chiaramente è un po' distorto quello che è il concetto stesso del biathlon. Non è propriamente un film sullo sport, ma diciamo lo sfondo è quello del biathlon, però tanto per far capire quanto è popolare il biathlon, se diventa soggetto comunque anche di un telefilm a puntate sul canale principale russo, come d'altronde un po' perché sono costretto per ovvie ragioni, insomma, a aver visto tante puntate di un cartone, come si chiamava ai miei tempi, russo, c'è anche la puntata in cui si vede lo sport, gli sport invernali, e il biathlon è quella dell'orso con la bambina, in sostanza. Ma non è un caso, perché il biathlon è molto molto popolare in Russia, questa è un'altra testimonianza. Mentre continuiamo a seguire l'evoluzione della gara, Pfeiffer che, e qua ci danno un tempo, diciamo così, piuttosto lungo ancora per capire la reale situazione, sta andando verso la zona d'arrivo. La sensazione è che sia difficile per Pfeiffer riuscire a stare davanti, però vediamo. È preoccupato adesso, mi sembra, Martin Fourcade, l'ho visto preoccupato, e qua non so se poi i norvegesi tifano per Pfeiffer perché non vorrebbe che magari venisse raggiunto Svensson. E Pfeiffer ha un vantaggio all'ultimo rilevamento di 2 secondi, quasi 1,9, e forse ce la fa. Ricordiamo che è uno specialista del sprint Pfeiffer, però oggi potrebbe aver trovato le motivazioni per andare a beffare Martin Fourcade. Vediamo se effettivamente sarà così. Lo incitano, il vantaggio di partire dopo c'è comunque, perché puoi avere una spinta in più, chiaramente sapendo la situazione può farcela, eh? Può farcela.
Può farcela Pfeiffer, vediamo un po'. Aveva iniziato malissimo la stagione. Può farcela Pfeiffer. Ce la fa. Per il momento niente, 38esima vittoria in carriera per Martin Fourcade, ma arriva quella di Harr Pfeiffer. E ci resta chiaramente male il francese. Bravo Pfeiffer. Che quindi ha perso pochissimo nell'ultimo giro, aveva un distacco di 4,8. Martin Fourcade ha guadagnato nella prima parte del giro. Poi siamo su Sliepov che però ha commesso due errori. Pfeiffer solo in un'altra occasione ha vinto una gara in seguimento, dove poteva averla vinta se non a Oslo Holmenkollen nella stagione 2011-2012. E quindi seconda vittoria in carriera nell'inseguimento, in quel caso seconda vittoria a Oslo. Questa è sicuramente una tappa che tra quelle che predilige. Lì ha trovato quella soddisfazione, ma ha trovato altri buoni piazzamenti poi a Oslo insieme a non soltanto Birbacher, che esce dal podio ma entra Pfeiffer per la vittoria. È andata male a Martin Fourcade, ma comunque per il discorso della classifica generale non cambia nulla, nel senso che comunque lui ha guadagnare sui diretti avversari. Noch unterwegs. Der bis jetzt auch ein gutes Rennen angeboten hat. Hier sehen wir Zvetkov, den Russen. Und hier Benedikt Doll an der Zwischenzeit. Achter ist er auf der zweiten Runde. Also noch einer, der da ganz vorne reinlaufen kann. Und Andy Birnbacher, der wurde von Arndt Pfeiffer vom Podium geschubst, ist dennoch herausragender Vierter bis jetzt und jetzt im Interview. Ja, und wir fragen uns so ein bisschen, Andreas Birnbacher, wie das so ist, vom eigenen Teamkollegen rausgeschubst zu... Ja, in Novi Mesto in der vergangenen Woche auch am eigenen Leib erfahren, als ihm einen Stock gebrochen ist und er wurde dann dort Vierter. Hat das Podium dort auch nur um ganz kurze Zeit verpasst, da ist ihm nach dem Schießen beim Aufstehen der Stock gebrochen. Und der Stocktausch hat dann so viel Zeit gekostet, dass er dadurch nur Vierter und nicht Dritter war, obwohl das sich natürlich auch nur um 2 Sekunden möglicherweise handelt. Also in so einem Sprintrennen, da kannst du dir zumindest in der absoluten Spitze im Prinzip gar nichts mehr erlauben. 3,3 Sekunden im Ziel ist Arndt Pfeiffer vor Martin Fourcade. Und allein das etwas schnellere Arbeiten am Schießstand hat diese 3,3 Sekunden ausgemacht. Und natürlich bemerkenswert, dass Arndt Pfeiffer auf der Strecke nur 0,3 Sekunden langsamer ist als Martin Fourcade. Im Prinzip also die beiden auch über die 10 Kilometer gesehen zeitgleich in der reinen Laufleistung. So gut wie zeitgleich jedenfalls. Und jetzt kommt Benedikt Doll. Er könnte natürlich hier diesem riesengroßen deutschen Mannschaftsergebnis noch ein absolutes Krönchen aufsetzen. Schießt aber jetzt leider einen Fehler. Ja, eine Strafrunde für Benny Doll, dennoch. Auch das ist ein gutes Ergebnis. Die Deutschen heute sowohl am Schießstand in der Summe sehr sauber als auch auf der Strecke. Fourcade Laufbester und dann Pfeiffer und Schemp, die beiden zweit- und drittschnellsten, was die Laufzeiten angeht. Birnbacher 8. Laufzeit, also auch noch zu den 10 Laufschnellsten gehören. Lesser 12. Laufzeit. Und damit die Deutschen morgen in der Staffel natürlich auch in einer Favoritenrolle. Die Norweger, die in der Staffelwertung zwar führen in der Saison, sind ja ohne 3 hier am Start. Ohne Tarjei Bø.